Allora, oggi cosa vi parlo? Oggi vi parlo dell'eterna giovinezza. Forever young, I wanna be forever young. No, non è vero, ci sta a invecchiare. Che palle, cioè, lasciamo spazio, sto pianeta, poverino, già è pienuccio. Vogliamo pure stare per sempre, però, ecco, è un mito, invece è quello di vivere per sempre. E chi è che vive per sempre? L'abbiamo già visto. La linea germinale, ok? Ci sono nucleotidi che vanno, sono in giro da chissà quanti milioni di anni. La linea germinale vive per sempre. E la linea germinale, abbiamo visto, ha questo potenziale fantastico, no? Di ridare, rigenerare ogni volta un nuovo organismo, eh? Ripartire da zero e riprenderlo. Però tutto sommato è del DNA che si tramanda, no? Che fa questo. Allora, negli organismi esiste una popolazione di cellule, adesso dovremmo inserirla in quel pendio di Waddington che abbiamo già visto, che mantiene questa capacità, cioè mantiene un potenziale, lo chiamiamo, il potenziale di dare origine a nuove cellule, quindi di rigenerare, di ricreare o di creare, d'amblè, comunque di generare nuove cellule. Sono le cellule madri e appunto, nel Medioevo c'era la fonte dell'eterna giovinezza, ci facevi il bagno. Noi invece, ecco, la nostra fonte dell'immaginario moderno, la fonte dell'eterna giovinezza, forse è qualcosa di più legato alle cellule staminali. E in effetti c'è un grande entusiasmo rispetto alle cellule staminali, ci aspettiamo molto da queste cellule, ma forse non abbiamo ancora capito esattamente che cosa sono. Come stigmatizzava questa vignetta? La capite la vignetta? Eh? No, c'è un paziente che chiama il dottore nella notte. Dottore, non mi sento bene. Prendi due stem cells e poi mi chiami domani mattina, vediamo se stai meglio. Noi ci aspettiamo un sacco di cose dalle stem cells, ci cureranno qualunque male, le troveremo in farmacia, le compriamo e le assumiamo per via orale. Ma cosa sono? Ok, se andate a vedere, la parola staminale evoca un Eldorado. Chiunque c'è chi ci ha venduto le pentole, lo sapete. Sono stati grandi venditori di pentole al suono di cellula staminale. Wow, staminale. Ma cosa sono queste cellule staminali? Sono davvero così miracolose? Allora, noi in realtà non parleremo di questo. Indirettamente forse sì, eh? Ma le cellule staminali a noi interessano perché appunto sono progenitori di neuroni, cioè progenitori, scusatemi, di cellule, di altre cellule, e in qualche modo sono un elemento che manca chiaramente nel pendio di Waddington che abbiamo visto l'altra volta. Quindi l'altra volta abbiamo parlato di potenziale e di differenziamento. Differenziamento avviene a tappe, no? Si prendono delle strade, ci sono dei bivi, fino a raggiungere uno stato stabile, che chiameremo differenziamento, uno stato del genoma con un set di geni espressi, come se fosse un accordo che si automantiene però, no? Un set di geni che funziona e si automantiene, eh? Le cellule muscolari, le cellule dell'epitelio, dell'intestinale, le cripte del Lieberkühn, queste cose qua, sono tutte in qualche tipo cellulare definito nel nostro genoma, stabile. È un punto di arrivo di possibili stati della cromatina. Evviva! Ma lì in mezzo, però, noi sappiamo che la cellula pluripotente non è che rotola da sola, c'è cioè una cellula che brrr, diventa un neurone, poi un altro zigote diventerà una cellula muscolare. Le cellule si moltiplicano e da qualche parte ci sono questi bivi, no? Quindi abbiamo detto noi dobbiamo coniugare il concetto di perdita di potenziale differenziamento con quello di lineaggio, di lineage. No? Di separazione dei lineaggi. E quindi da qualche parte in questo schema dobbiamo infilare le cellule staminali. Io le ho messe, non me ne vorrà il buon Waddington, come dei palloni rotolanti, d'accordo. Quindi ci sono delle cellule, e sono le cellule di cui vi parlerò oggi, che riescono a mantenere un potenziale più elevato, ok? Cioè si fermano in qualche modo ai bivi, quindi continuano, faccio vedere, l'idea è questa, cioè vanno giù, e continuano a produrre, quindi ci saranno anche i progenitori di progenitori, la staminale di staminale. Ecco, però sono delle cellule che riescono a mantenersi in uno stato di potenziale maggiore, non terminale, diciamo così. Però attenzione, questo non vuol dire che non siano differenziate. Che confusione. Perché hanno un fenotipo. La cellula staminale, ve lo ricordate, nell'epidermide, lo strato basale,
Quello è un tipo di cellula che sta nel nostro albo dei 1000 tipi cellulari, nel catalogo che vi hanno dato col libro di istologia quando vi siete iscritti a biologia. C'è, esiste quel tipo di cellula, ma non è differenziato? Come vogliamo intenderla questa cosa? In realtà i biologi fanno ancora confusione con i termini, la chiamiamo cellula staminale e diciamo che ha un potenziale. D'accordo? Però allo stesso tempo ci verrebbe da chiamarla indifferenziata e troverete questo termine indifferenziato in tanti testi anche, però indifferenziato è sempre da usare con cautela. Cosa vuol dire indifferenziato? È un termine relativo, probabilmente va usato così. Comunque, al di là della terminologia, che forse non è ancora del tutto matura, il concetto spero che ce l'abbiate chiaro, ok? Cioè ci sono delle cellule che a qualche punto però, non per forza all'inizio, in qualche punto di questo lineage si mantengono ad un potenziale più alto. Usiamo potenziale proprio come se fosse l'energia potenziale accumulata da queste biglie che rotolano, quindi in termini di forze, no? Forze, in questo caso forza di gravità. Noi sappiamo che invece in questo caso la forza probabilmente è un equilibrio di network di regolazione genica che appunto poi si mantengono stabili. Ma queste cose le vedremo. Ok, allora queste cellule staminali dove le troviamo? Le troviamo in realtà non solo negli adulti, ma anche durante la vita embrionale, cioè sono. Le chiamiamo in generale staminali, anche questo, poi la definizione di cellula staminale io la terrei volutamente vaga. Però nel complesso possiamo dire sono cellule in grado di automantenersi. Adesso lo vediamo dopo, in effetti, meglio. Però rimanendo sulla questione potenziale, voglio farvi ancora riflettere un secondo, no? Quindi abbiamo detto, non è che non sono differenziate, è uno stato della cromatina che ha una sua etichetta, quindi è un tipo di cellula, però evidentemente nel suo programma genetico c'è la possibilità di procedere oltre, okay? Di avere ancora degli stati successivi, e di generare questi stati successivi, anche se però. Noi non dobbiamo perdere queste cellule staminali, cioè bisogna mantenerle. Bisogna fare in modo che la cellula si mantenga, ma allo stesso modo che produca della progenie differenziata. Adesso vedremo quali sono i metodi, i meccanismi, ci sono vari modi in cui si può fare, però possiamo cominciare a creare il problema nella nostra testa, immaginarlo, ok? Quindi esiste uno stato stabile che chiamiamo differenziamento. Ed esiste uno stato, una serie di stati instabili che chiamiamo lineage progression, che sono essenzialmente la via del differenziamento. Esiste però un altro stato che io qui ho chiamato metastabile, è brutto, non lo so, chiamatelo come volete, ok? Però esiste uno stato, diciamo così, non completamente stabile, cioè che può procedere oltre. In termini di lineage, e quella è la cellula staminale. Allora, questa l'abbiamo rubata, metastabile l'abbiamo rubata alla chimica, sapete, no? Ci sono le reazioni chimiche, ci sono degli intermedi che a volte sono stabili e poi possono procedere oltre oppure mantenersi così. Anzi, c'è anche molto spesso un equilibrio. Adesso, vabbè, di questo equilibrio non vi parlo, ma ai biologi piace molto in realtà adesso. L'idea che le staminali e le cellule differenziate possono andare e venire le une rispetto alle altre, ma non lo so. Comunque, in ogni caso, la questione che io mi pongo e che ci poniamo oggi, che cos'ha questa cellula staminale di speciale? Che cosa regola il suo potenziale? Ma soprattutto, cosa la mantiene? Perché questo è il concetto fondamentale. Perché questa forza che porta tutti a differenziare, questa urgenza di differenziare, come dover andare al gabinetto, l'abbiamo capita, c'è nel genoma, è scritta. Il programma genetico tende ad automantenersi e c'è qualcosa che spinge in quella direzione. Quindi che cos'è che mantiene la cellula staminale in questo stato di maggiore potenziale? Che cosa le impedisce di rotolare giù dalla collina di Waddington? Allora, a questo punto possiamo immaginare vari modelli di regolazione, ok, di questo sistema. Cioè, noi la staminale cosa facciamo? La spingiamo giù dal pendio? In realtà bisogna che si divida in modo che almeno una la teniamo, giusto? Possiamo pensare a una divisione asimmetrica. Oppure ne facciamo un po' e poi qualcuno ogni tanto la buttiamo giù. Altro sistema volendo per mantenere la popolazione di staminali. Ok. E poi a un certo punto che cos'è che la tiene su in termini di potenziale? C'è un'entità divina, c'è Dio che arriva. In realtà lo possiamo immaginare, qualche sistema
che, no, ovviamente mantenendo qualche cellula in questo stato, né, ogni tanto ne spinga giù qualcuna e la faccia differenziare. E queste saranno vie di segnalazione che magari avete conosciuto, che ne so, prendiamo una cellula, gli diamo un segnale, quel segnale attiva una via intracellulare che porterà la cellula a differenziare, giusto? E quindi questa è la prima cosa che ci viene in mente, ma è l'unica. Ci viene in mente anche un altro modello, forse, un altro modo in cui potremmo tenere una cellula in un potenziale maggiore. Una cosa è avere dei segnali istruttivi. Io ti dico, differenzia in quella cosa lì. Ti do il TGF beta in questa concentrazione e tu attiverai una via che ti fa diventare quello. Oppure, per te esiste un altro, cioè proprio diciamo così, c'è questa possibilità. Ho una possibilità speculare che potrebbe anche coesistere con questa. Quindi una possibilità è che ci sia, diciamo così, una gobba e che bisogna spingerti per farti andare. L'altra possibilità qual è? Che non ci sia la gobba, però allora che cosa impedisce alla pallina di rotolare? Viene tirata. Ci vuole qualcuno? Opla, ops, questo è Adamo, vedi? È la visione divina e umana, di istruzioni sul sentient maintenance, ok, modelli divini e umani. Comunque, potresti volerla, potresti tenerla, cioè l'alternativa è che ci siano dei sistemi genetici, d'accordo, epigenetici, che impediscono alla cellula di, diciamo così, rotolare, quindi magari una cellula che ha, vi ricordate quel Poisson chromatin state che vi avevo fatto vedere? Una possibilità potrebbe essere quella. Cioè che la cellula ha preso una direzione differenziativa, ma c'è un qualche inibizione, c'è un freno, che le impedisce di differenziare. Le due cose in realtà potrebbero assolutamente coesistere. Immaginate quanto deve essere complessa la regolazione dell'attività di una cellula staminale. Noi vogliamo mantenerla, però vogliamo che si mantenga staminale, ma che produca delle cellule, che si attivi quando serve. Se mi sono fatto una ferita, ne voglio tante di cellule, poi dopo possiamo stare più tranquilli, ok? Quindi vogliamo regolarla. Adesso chiaramente non avremo tempo di entrare in tutti questi dettagli, però potete cominciare a immaginare nella testa quello che ci serve, gli ingredienti. Ok, quindi, ma partendo da quello che una cellula potrebbe, che staminali potrebbero essere, potrebbero funzionare, vediamo la definizione di che cos'è e che cosa funziona. Per essere chiamata cellula staminale, una cellula deve avere due proprietà fondamentali. La prima è quella di automantenersi. D'accordo? Non dobbiamo perderli, se no che staminale sei. Self-renewal si chiama, autorinnovamento. E diciamo, nella dottrina, quella più rigorosa, la cellula staminale deve saper fare il self-renewal per sempre, forever, forever and ever. In realtà questo per sempre, diciamo così, poi bisogna un po' metterlo nella pratica, non è sempre per sempre. Ci sono cellule staminali che vivono in modo transiente per dei periodi della nostra vita, durante lo sviluppo, poi basta. Ci sono cellule staminali che si perdono. E l'altra capacità fondamentale, senza la quale non ti possiamo dare il premio, l'etichetta di staminale, la targhetta, è saper produrre progenie differenziate. Ok, quindi autorinnovamento, ma allo stesso tempo produzione di figli, cellule sorelle, sorelle che però sono anche figlie. Insomma, questo pasticcio della biologia. Ok, in realtà. Molto spesso, appunto, e l'avete visto per esempio nella pelle o in altri tessuti, tipo, ve lo ricordate, le cripte del Leverkusen, no? Dove c'erano queste quattro cellule staminali, e poi però c'è tutta una fila di figlie che vanno a ricoprire l'intero villo. Quindi noi abbiamo bisogno di. Molto spesso queste cellule staminali producono un sacco di progenie. E in effetti questo di nuovo è teorico, però sono stati visti in molti modelli, è stato possibile identificare delle cellule che anche loro fanno il self-renewal, ma in questo caso molto meno, cioè si dividono attivamente, si dividono tanto e tendenzialmente per meno tempo. Poi ci sono mille gradi, però diciamo lasciamocelo per adesso così vago, giustamente vago. Quindi sono cellule che si chiamano di amplificazione transiente.
E in realtà vanno poi, insomma, viste nel dettaglio, in ogni sistema ci sono le loro, in alcuni sono state anche messe in dubbio che esistano davvero e non siano solo uno stato della staminale. La staminale ha uno stato più quiescente, uno stato più attivo, dove si divide tanto. Quindi la differenza tra queste cellule cos'è? È il trascrittoma, lo stato della cromatina, giusto? L'attività, il modo in cui si stanno comportando. Ma poi, cioè, come le distingo veramente, no? È una cosa fluida di cellule che si dividono, potrebbero trasformarsi le une nelle altre. Questa linea io la faccio dritta, ma potrebbe esserci una via di ritorno. Non entreremo in questi dettagli, però voglio che ci pensiate. Per chi studia le staminali è interessatissimo a che cosa differenzia queste due cose e se esiste in realtà un equilibrio come nella chimica tra questi stati, della cromatina, lo stato da staminale, lo stato da progenitore transiente. Quello che però sappiamo è che molte di queste cellule poi, in questa proliferazione attiva, producono invece progenie differenziata. E in questo modello però, quindi di alcune cellule che non si dividono tanto e altre che si dividono di più, abbiamo poi un'amplificazione del programma genetico. Quindi l'idea è che per la singola divisione della cellula staminale noi possiamo avere un sacco di progenie differenziata. In realtà c'è un modello. Quindi io qui vi ho parlato di questi equilibri, però c'è un modello in cui invece questo lineage, no? Da staminale a in termini del progenitor, cellule differenziate, io ve l'ho già raccontato in citologia e istologia. Vi viene in mente, vi ricorda un lineage staminale di cui io vi ho già parlato quando eravamo a istologia? Non è proprio così, però con una serie di gradi. No, il sangue. Vi ricordate il sangue? C'era la cellula staminale ematopoietica, però poi c'erano i progenitori della linea mieloide. Lì è ancora forse più complicato, no? Però quelli sono progenitori che possono essere ripopolati da una peregina che sta sopra. E vedremo quanto sono intermedi. Ok, però l'idea è che ci sia tra la cellula staminale e la progenie differenziata, io qui vi sto dicendo, diciamo, più proprio le basi, il generico. E infatti vedete che le abbiamo disegnate come delle sfere che flottano nell'etere biologico, no? Siamo ancora staccati da singoli casi specifici, d'accordo? Ok, però l'idea è che appunto la cellula staminale possa avere delle ancelle che invece si dividono tanto e amplificano, quindi per ogni divisione possiamo avere un'amplificazione che poi produce tanta progenie differenziata. Nel cervello, per esempio, e nello sviluppo del cervello è assolutamente così. Le cellule staminali sono poche, i neuroni sono miliardi di miliardi, in mezzo c'è un momento di amplificazione transiente che si perde. Ok, e quindi appunto una proprietà fondamentale è quella del self-renewal. L'altra è quella dell'amplificazione e possiamo passare attraverso, diciamo, delle cellule cosiddette transient amplifying che amplificano questo programma genetico. Questo scrivetelo, è vero. Ok, l'altra proprietà però che le distingue, in che cosa le distinguiamo? Quello che può distinguere le staminali tra di loro è poi invece il potenziale, cioè il cosiddetto self-age potential, scusate, lì ho chiamato stem cell potential, ma sto pensando, e questo vuole dirvi questa slide, al self-age potential. Quanti e quali tipi di cellule sai produrre tu, cellula staminale? Ok. Quindi avremo per esempio lo zigote. Dallo zigote può nascere qualunque tipo di cellula nel nostro organismo. Giusto? Lo zigote lo chiameremo totipotente. Ma lo zigote, pensiamoci un attimo, è una cellula staminale. Ai voti, dai, chi vota per lo zigote è una cellula staminale, alza la mano. Tu che scuotevi la testa? No, ma come, professore, ma che minchia. Spiegami, perché secondo te non è una cellula staminale lo zigote? Qualunque che minchiata, sparane una, non c'è problema. Spengo il microfono, dai, non ti si sente neanche. Perché non è una staminale? C'è differenza. Non può rinnovarsi! Si rinnova lo zigote.
No way. Alla prima divisione sono due blastomeri, non è già più uno zigote, ok? Quindi quella no, l'ho messa nella slide ma per trarvi in inganno. Bastardo. Comunque. Non è una cellula staminale, non risponde. Certo che è potentissima, è il top del potential, però questo è il problema, è proprio dire che il potential non basta. Non è il potential a dirmi che, se sono una cellula staminale o no, è la capacità di autorinnovarmi. Esatto, assolutamente sì. No, il suo self-fate potential è di totipotenza, ma non è una cellula staminale. Ecco, la stessa cosa forse potremmo dire per le cellule della inner cell mass. Avete già visto la inner cell mass da qualche parte? Comunque, sono le primissime cellule nella blastocisti da cui prenderà origine tutto l'embrione. Comunque, diciamo, in realtà sì, questo nei mammiferi. Vengono prese queste embryonic stem cells che vengono coltivate in vitro, giusto? Ci sono embryonic stem cells di embrioni che sono di persone che adesso sarebbero morte e invece le loro staminali le stiamo ancora coltivando. Perché? Perché, beh, forse no, quello non, ma per fortuna non sono ancora così tanti anni che facciamo, coltiviamo embryonic stem cells. Però l'idea è quella, cioè noi possiamo coltivarle in vitro per molto molto tempo, ma in vivo le cellule pluripotenti, diciamo, no? Le prime cellule da cui poi prenderà origine tutto l'embrione, sono delle cellule staminali, anche lì siamo un po' in dubbio, perché sì, fanno self-renewal, si amplificano, poi da queste cellule ci saranno l'endoderma, l'ectoderma, il mesoderma, quindi prenderanno origine dei linee, ci sono, però nell'embrione poi spariscono, vivono una fase, sono presenti per una fase transiente della vita embrionale, all'inizio, poi non ci sono più, sono delle staminali. Che palle, che ne so, no? No, però il concetto è che dobbiamo rifletterci. In realtà, forse no, non pienamente, diciamo così, dal punto di vista di se vogliamo che una cellula staminale sia una staminale per sempre, allora in vivo no, non è per sempre, manco un po', però potrebbe esserlo, perché in vitro sì, dandogli i segnali giusti. Quindi questa volta spingendole, anzi forse tenendo, non lo so come vogliamo metterla, comunque dandogli dei segnali proliferativi, invece possiamo tenerle indefinitivamente. Per 50 anni abbiamo delle cellule embrionali che non diventano mai niente, ma le teniamo lì. E che cosa abbiamo poi però più avanti nello sviluppo? Quando arriviamo all'adulto, allora abbiamo una serie, e già diciamo durante l'organogenesi, nell'embrione, quindi quando l'embrione comincia a produrre neuroni, produrre pelle, quindi alcune già nell'embriogenesi e poi a continuare nell'adulto, abbiamo invece le staminali cosiddette tissue specific. Quindi sono cellule staminali che hanno un potenziale però molto più limitato, ristretto, capito? La cellula staminale del sangue fa solo sangue. C'è stato qualcuno a un certo punto che diceva: no, le staminali le fa il sangue in cervello, cervello in sangue, cioè, e trasformavano tutto in tutto, così, solo trapiantandole. Abbiamo scoperto che non è vero, non funziona così. Ci sono delle forze che restringono il potenziale differenziativo di queste cellule adulte. Per cui le cellule del sangue daranno origine solo alla linea ematopoietica, quelle della pelle solo alla pelle. Quindi sono staminali, producono, però le chiameremo uni o multipotenti. Le definizioni sono noiose, però ci permettono di mettere insieme, di tenere tutto insieme in un unico schema e non perderci, d'accordo? E questo schema è sicuramente molto utile. Quindi riduzione del potenziale differenziativo, però tutto sommato vi dirò, queste cellule adulte, anche se hanno un potenziale differenziativo più ridotto, hanno però una capacità di self-renewal molto maggiore, perché durano per tutta la vita. Quelle sì che sono per sempre. Voi morirete e dopo la vostra morte ci sarà qualche staminale nella pelle che si divide ancora, ok? Più di per sempre, di così, non so. Ok, e appunto queste... Cioè, questi tipi di cellule staminali adulte sono un po' più semplici anche da studiare e da capire. Quindi io è proprio per questo che voglio partire da qua. Cioè, chi ha già fatto tutta la strada e a questo punto deve solo più regolare questo lineage progression e maintenance, cioè mantenermi staminale e produrre però in un lineage. Ok?
Allora, queste le troviamo in vari tipi di tessuti. E questa la sapete, ve l'ho già fatta vedere a istologia, giusto? E anche la capacità di rinnovamento è una delle proprietà con cui noi classifichiamo i tessuti. Quindi, labili, stabili o perenni, ma non vado oltre. Io voglio invece cercare di capire che cosa regola il potenziale delle staminali. È proprio sul potenziale che io mi voglio concentrare adesso, nella loro bio la biologia di queste staminali. Quindi la capacità di autorinnovarsi, ma anche di procedere oltre. Questo bivio, questo dover mantenere questo equilibrio tra il differenziamento e il mantenimento di questo stato. Allora, un ingrediente fondamentale, che forse avete già visto anche in istologia, è dove sono queste cellule staminali. Dovranno ricevere dei segnali. Qualcuno ti dovrà dire se no, c'è. Le cellule staminali vivono in un organismo e quindi devono avere la televisione. Sapere cosa sta succedendo per potersi comportare, diciamo, nel modo corretto rispetto a quello che serve in quel momento. Quindi bisogna regolarla l'attività di queste staminali, ed è fondamentale perché cellule staminali che fanno un po' il cazzo che gli pare, noi le chiamiamo cancro. Quello sono carino, giusto? Una cellula si divide e basta, e poi quello può essere anche poco carino. Allora, queste cellule staminali, appunto, vengono tenute normalmente, tipicamente le ritroviamo, ma non sempre, vi dirò, anzi, io sto studiando proprio un caso in cui non è così. Comunque, queste cellule staminali tipicamente le troviamo in delle nicchie cosiddette, cioè sono dei microambienti che hanno spesso e volentieri una localizzazione anatomica molto ben definita. Che producono dei fattori che regolano l'attività di queste cellule. E quindi qui cominciamo a ragionare sul fatto che la cellula staminale dovrà avere qualche elemento intrinseco che ne regola il suo potenziale di cellula staminale, ma dovranno anche esserci degli elementi estrinseci che agiscono per regolare quanto mi divido, quanto mi divido. Adesso la faccio teorica, poi vedremo un caso specifico. Okay. Comunque, la nicchia è un punto fondamentale, dove arrivano questi elementi estrinseci. Quindi la staminale, sì, puoi funzionare da staminale, ma solo se rispondi correttamente ai segnali che ti vengono dati dalla nicchia. Quindi quello è il divano, c'è la televisione, e la staminale si comporta in funzione di quello che riceve come messaggio di quello che sta succedendo, d'accordo? Ma sempre sul divano, o quasi sempre. E qui vi faccio esempi che forse avete già visto, di cui abbiamo già parlato, giusto? Per esempio, le cripte del Lieberkühn, ormai basta, non sappiamo più, giuro che non ve lo faccio questo esempio, ho pensato a qualcosa di nuovo. Poi c'è nell'osso, no? La nicchia ematopoietica. E le cellule staminali ematopoietiche sono in un microambiente particolare associate agli osteoblasti, eccetera. Lo strato basale dell'epidermide, il limbo intorno alla cornea, l'avevo già citato, no? Dove la congiuntiva e la cornea si uniscono. Vabbè, c'è una zona particolare dove ci sono le cellule staminali della cornea. Infatti, questa è anche quella che viene trapiantata, può essere trapiantata per nei trapianti di cornea. Comunque, oppure. E il pelo è un modello bellissimo, io l'ho fatto per tanti anni, il pelo mi piace da matti, ma non ce la faccio quest'anno, non ve lo racconterò, voglio andare veloce verso lo sviluppo, quello vero, però se vi capiterà è un bellissimo modello di staminali e di regolazione delle staminali. Ok, ma in realtà il nostro concetto di staminale, anche per quello che viene ancora disegnato con quelle palle etero flottanti così, viene da questo modello qua. Dal modello ematopoietico, il primo che è stato caratterizzato e che forse ha condizionato pure troppo le idee su che cos'erano le cellule staminali anche dopo, però è questo qua, quello del sistema ematopoietico. Nel senso che l'avete già studiato in istologia, questo sistema ematopoietico ha una cellula staminale e quella sì, è l'aperegina, vedete che ve l'ho messa qui la petta. C'è un'unica cellula che produce tutte le cellule di questo tessuto. Tessuto delocalizzato, cioè insomma, non ha, è comunque poco anatomicamente caratterizzato. Ma
Allora, questo sistema ematopoietico, appunto, che ci fosse un'unica cellula che produceva tutti i tipi di cellule del sistema ematopoietico, si è scoperto in realtà nel 1963, prima che ci fosse il lineage tracing, CRELOX, tutte queste cose qua. Questi due scienziati, che si chiamavano McCulloch e James Till, ebbero un'idea ottima, cioè capirono che serviva una marcatura genetica. E ai tempi il modo per fare una marcatura genetica qual era? Quella di creare delle alterazioni cromosomiche. Quindi presero delle cellule staminali, cioè presero delle cellule del midollo, che si era capito che da lì nasceva il sangue. Le irradiarono in modo da creare delle alterazioni cromosomiche e poi le trapiantarono in delle milze. Non si sapeva coltivarle, cioè, capito? Si arrangiarono con quello che avevano. Io ve la racconto proprio come, perché voi un giorno sarete biologi e con le tecniche di adesso, ma dovrete farvi venire delle idee tipo queste. Eh? Quindi mi serve, cosa mi serve? Voglio marcare una cellula e seguire il lineage. Faccio una marcatura genetica. Cosa fa? Cosa c'ho? Le radiazioni, faccio le alterazioni cromosomiche, vai. Poi voglio vedere crescere dei cloni di queste cellule, ok? Voglio vedere se si amplificano, però voglio che non si mischino troppo tra di loro. Dove le trapianto? Le trapianto in delle milze, lo vedete qua? E queste milze, in effetti, qua e là, in mezzo a un sacco di cellule che morivano per le radiazioni, però riuscivano a proliferare e davano origine a questi cloni. Quindi lui cosa faceva? Prendeva questo clone, lo metteva in coltura, li faceva proliferare. Aspettava il punto in cui la piastra metafasica, no? Li bloccava la piastra metafasica, faceva il cariotipo. Guardavano i cromosomi e che cosa si accorgono? Che ognuno di questi cloni, tutte le cellule di ognuno di questi cloni portava la stessa alterazione cromosomica. Ok? Erano cloni, erano tutte sorelle. Questo bubbone è fatto di un unico grosso clone di cellule sorelle che aveva un unico fondatore, una peregina. C'è una cellula che ha dato origine a tutto questo bubbone qua. Quella è una cellula staminale. Loro vanno a vedere, sono tutte sorelle. Ok, ma sono tutte uguali? No. In mezzo ci sono eritrociti, linfociti, linfociti B, linfociti T. Cosa gli prende? Ok, quindi loro ritrovano tutte le cellule del lineage del sangue in un clone derivato da un'unica cellula. Ah, oh, c'è una cellula staminale, c'è un'unica cellula capace di dare origine a tutti i tipi di cellule del sangue. Chiaramente, vabbè, adesso vi lascio stare la parte tecnica, dal punto di vista tecnologico, adesso ci sono un sacco di tecniche molto più sofisticate con cui abbiamo seguito questi lineage, ok? Marcature, barcode genetici, single cell RNA-seq, trapianti, ma vi schippo tutta questa roba, ok? Però effettivamente adesso abbiamo potuto disegnare e verificare che questo sistema inizialmente immaginato da Kullo Ketil esiste veramente. Esiste una cellula staminale che dà origine ad una serie di progenitori. In realtà anche loro funzionano un po' come delle staminali, ma hanno bisogno, non sono per sempre, hanno bisogno continuamente di essere rigenerati, ricostituiti, replenished, come si dirà in italiano? Uffa. Non mi viene. E rimpiazzati, ecco. Sì, comunque, tipo rimpiazzati. Continuamente dall'attività di una cellula staminale. E il perché abbiamo questi gradi intermedi, comunque non potevamo avere un'unica cellula che pensa a tutto. Quanti eritrociti servono? Eccone. Quante linfociti B servono? Eccone. In tutto un organismo, capito? È complicato. Non tanto come quantità di produzione, che potremmo metterne tantissime, siamo a posto, ma come regolazione. Servono tanti eritrociti ma pochi linfociti. Come la regoliamo questa cosa? L'ideale è avere qualcuno che si occupa della produzione degli eritrociti, qualcuno che si occupa della produzione dei linfociti, d'accordo? In questo modo possiamo integrare dei segnali separatamente. Quindi ci sono dei progenitori che comunque poi sono specializzati. Queste sono, se volete, delle cellule staminali di serie di grado B. Però comunque lì è fondamentale di nuovo arrivare a quel punto in cui hai un progenitore che produce un tipo di cellula. Perché quello è comodo, quello è regolabile. Questi progenitori però hanno a monte una peregina e di queste aperegine le hanno cercate in tutti i tessuti, vi dirò, ma molto spesso non le abbiamo trovate.
Però questo è un dettaglio. Eccola lì, l'ape regina. E vabbè, questo è un dettagliuccio, vediamo se ho tempo, ve lo racconto solo velocissimo. Sì, dai, ce la faccio. Ve lo racconto solo così velocissimo. Quel LT ed ST, vedete che qui ci sono due cellule staminali più o meno allo stesso grado. Adesso in realtà non so quanto si sia evoluta questa storia, in effetti, dal 2008 fino a qualche anno fa era ancora così. Ecco, però, appunto. Questa è una cosa curiosa che si è anche ricercata in altri sistemi, non è chiaro se esista veramente o no, però in questo sistema appunto delle staminali ematopoietiche è stato possibile isolare due tipi di cellule che sono altrettanto capaci di rigenerare il sistema ematopoietico in topi irradiati. Ok, trapianto di midollo. Prendiamo un topo, lo irradiamo, trapianto virtualmente una. Solo una di queste, nel topo che non aveva più il sistema, la capacità di produrre midollo rosso, quindi capacità di produrre cellule del sangue, ne trapianto una queste si dividono, si amplificano e ricostituiscono completamente il sistema. Il topo vive tutta la vita sereno e tranquillo, ok? Con questo trapianto. No, siamo felici per lui e anche per tutti quelli che ricevono il trapianto di midollo. Evviva, funziona. Ecco, però quando si andava a trapiantare, se trapianto tutto il midollo va bene così, però isolando le singole cellule col FACS sorting, devo dirvi cos'è il FACS sorting? Davvero? No. Ok, è una tecnica fondamentale per isolare cellule, si chiama Fluorescence Activated Cell Sorting ed è un sistema che grazie appunto a molecole fluorescenti in superficie, messe con degli anticorpi sulle cellule vive, riesce a separare le cellule, cellule che esprimono un certo marcatore, che si è marcato fluorescente con un anticorpo o con qualcos'altro, o magari perché avevano un reporter positivo, cellule che esprimono il marcatore e cellule che non lo esprimono. Le fai passare una per una con un sistema di microfluidica davanti a questo laser e poi un sistema elettrostatico le separa a grandissime velocità, fai migliaia di cellule al secondo pa, 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 e dividi le cellule che hanno certi antigeni da quelle che non le hanno. Ok? È uno degli strumenti che abbiamo, delle tecniche che abbiamo, che molto potenti. Ok, e si sono isolate cellule che erano diverse per gli antigeni di superficie, d'accordo? Che però alcune cosiddette long-term hematopoietic stem cell, se le trapianto, riescono a ripopolare il sistema ematopoietico dell'animale ospite per tutta la vita, per sempre, e altre no. Lo ripopolano, ma per un tempo limitato. A un certo punto la magia si perde e queste non sono più capaci di sostenere il sistema ematopoietico. Cioè, sapevano fare self-renewal, ma non per sempre. Quindi l'idea che ci sia una serie di gradi, quindi che sia qualcuno che mantiene un potenziale più segreto, più nascosto, però più eterno, e qualcuno che invece fa più l'operaio e che però è a termine, tende a morire, ha bisogno tutte le volte di essere rimpiazzato dall'attività di qualcuno che sta a monte, in un sistema gerarchico molto deterministico. Allora, in realtà vi dirò che questo però potrebbe anche essere un caso particolare, perché il sangue non è come nessun altro degli altri tessuti, d'accordo? È molto diverso dagli altri tessuti, il sangue. Ok, e in effetti io voglio così abbandonare un attimo i mammiferi e i sistemi complicati per occuparmi di un sistema invece molto più semplice, che però è stato utilizzato tantissimo per capire la biologia delle cellule staminali, il ruolo della nicchia, la regolazione, il funzionamento. E quindi vorrei partire da qualcosa di più facile, dove possiamo vedere le cellule, chiamarle per nome, seguirle, sappiamo tutto di loro. Ed è appunto il sistema del testicolo di Drosofila. Questo che vedete è un testicolo di Drosofila. Non assomiglia a quelli di pollo, o di, no, scusate, insomma, quelli che siamo abituati a vedere, che abbiamo mangiato magari anche, ha una, diciamo così, una struttura anatomica importante, molto bella, diciamo, dal punto di vista anatomico. Perché? Perché appunto è a fondo cieco. È a fondo cieco, cioè c'è un inizio del tubo e una fine. Noi sappiamo
Il maschio di Drosophila spara spermatozoi alle ragazze che gli piacciono per tutta la vita, per sempre. Lui deve smitragliare i suoi spermatozoi. Questi spermatozoi quindi deve produrne continuamente, d'accordo? E però questo tubo è a fondo cieco, c'è un'uscita, quindi dove arrivano, da dove escono gli spermatozoi maturi, ma c'è allora, tornando indietro, anche una punta, un inizio. Un inizio, una specie di rubinetto dove vengono creati gli spermatozoi iniziali. E per trovarlo, in effetti, basta correre a ritroso e seguire a ritroso questo tubo. Se noi seguiamo a ritroso questo tubo, troviamo cellule sempre più immature. Allora, qui in realtà questa marcatura, vedete le cellule somatiche, quindi cellule non della linea germinale, in verde, e in rosso invece le cellule della linea germinale. Sapete, sono queste cellule che si separano presto nello sviluppo e mantengono la capacità di dare origine ai gameti. Allora, questi sono spermatogoni, no? In realtà questi sono già spermatociti, qui vedete cellule che stanno per differenziare in spermatozoi. E qui invece vediamo spermatogoni sempre più indietro, che non hanno ancora fatto la meiosi, fino alla punta del tubo. Quindi e man mano che andiamo indietro troviamo cellule sempre più mature, sempre più indietro nel lineage, no? Quindi come se risalessimo il pendio di Waddington, no? Che abbiamo detto, che abbiamo visto, no? Qui lo possiamo seguire a ritroso anatomicamente fino all'inizio del tubo. E all'inizio del tubo, in effetti, però, qui troviamo anche questo grumetto di cellule somatiche, quindi non della linea germinale, no? Quindi le cellule staminali della linea germinale abitano una casa che è costruita da cellule somatiche. Quindi il testicolo è fatto da cellule somatiche. E qui c'è un aggancio dove in effetti se andiamo a zoomare, scusate, qui vedete questo aggancio e qui intorno c'è un cerchietto di cellule che noi sappiamo. Proprio le possiamo vedere anatomicamente, le conosciamo, sono le cellule staminali del testicolo di Drosophila. Si chiamano anche gonioblast stem cells o GSC, la sigla. Quindi qui sempre in verde le cellule somatiche, in rosso le cellule della linea germinale e queste sono le staminali. Allora, fatemi tornare un attimo indietro. Perché ci serve uno schema per capire come funziona il lineage. Velocemente, questo lineage progression abbiamo detto, no? C'è la staminale, poi c'è il differenziamento, che è un percorso, teoricamente a senso unico. Questo percorso coinvolge una serie di divisioni mitotiche, 2, 4, 8, fino a 16 cellule. Questi li chiameremo spermatogoni. E c'è un'altra caratteristica, se volete, che rende questo sistema fighissimo, è molto comodo da utilizzare, che le cellule sorelle mantengono dei ponti di citoplasma con delle molecole che proprio li possiamo caratterizzare con la immunoistochimica. Si vedono questi ponti, ve li faccio vedere dopo. Ok, quindi questi sono cloni. Noi sappiamo che sono sorelle, non si sperdono tra, oddio, dove è finito il lineage tracing, no? Devo fare il lineage tracing, devo seguire i miei cloni. In realtà qui no, perché le cellule sorelle rimangono appiccicate tra loro con questi ponti di citoplasma. Succede sia nel testicolo che nell'ovario, se poi lo vedremo. Ok, arrivato a 16 cellule, poi le cellule, queste 16 fanno la meiosi, diventano 64 e quindi per ogni divisione di una cellula staminale, noi abbiamo 64 spermatozoi. È chiaro? Quindi si divide una volta e da un founding figlio di staminale, la staminale si divide. In questo caso, come facciamo ad avere il maintenance della staminale? È semplicissimo. Si fa una divisione asimmetrica, il sistema più deterministico del mondo. C'è una cellula staminale, le abbiamo viste, sono in cerchio, stanno appiccicate, dov'è? Ok, scusate, eh. Stanno appiccicate contro questo hub. Lo chiamiamo hub, scusate, questa zona di cellule somatiche, questo si chiama hub, HUB. E le cellule staminali sono agganciate lì, rimangono agganciate qua, così, e quando si dividono, la cellula figlia invece viene buttata verso l'uscita del tubo. C'è una direzione, da che parte è l'uscita? C'è il cartello exit, di là. Quindi la cellula staminale si tiene all'hub, la cellula figlia rotola invece giù dal tubo.
essere smitragliata e diventare uno spermatocita. Allora, per ognuna di queste cellule figlie, una serie di divisioni la porterà a diventare 64 sorelle. Quindi ogni volta che la cellula staminale si divide, ci sono 64 spermatozoi pronti per uscire, ok? E quindi capite bene che non ne servono tantissime. In effetti non ce ne sono tantissime, ok? Quindi in tutto questo tubo, tutte queste cellule qui, sono tutte figlie di questo piccolo grumetto, questo cerchietto, questo fiorellino di petali, di cellule staminali che sta intorno a quella cosa lì. È chiaro? Voilà. Allora, ok, appunto, però questo allora diventa un sistema meraviglioso per provare a studiare la biologia di queste cellule. Che cosa le regola? Come sono fatte? Come mai? Cosa le mantiene in questo potenziale più alto? Cosa gli permette di mantenersi giovani per sempre e non differenziare? Ok, e adesso lo vediamo. Voglio solo che abbiate ancora un attimo il colpo d'occhio di come funziona questo modello. Allora, al fondo del tubo abbiamo le cellule Hab. Queste cellule Hab sono agganciate a queste gonioblast stem cells, GSC. In realtà c'è un'altra popolazione di stem cells che si chiama cystic stem cells, nel senso che ogni clone di spermatociti che poi si espande, in realtà viene avvolto da delle cellule somatiche. Cioè il differenziamento in spermatociti avviene in un ambiente controllato. Sono cose intime, allora, cioè dai, vengono abbracciate da delle cellule somatiche. Ok, e quindi qui vedete in rosso questi ponti di citoplasma che poi terranno uniti tutti i futuri spermatociti. Evviva! Allora, questo spero che sia chiaro. E appunto si sono isolati un sacco di marcatori che permettono di identificare queste cellule. In realtà esiste un marcatore che vedremo dappertutto che si chiama VASA. Questo marcatore VASA fa tutta la linea germinale. Distinguiamo la linea germinale e la linea somatica, comodissimo. Quindi qui vedete ARM, ZH, vabbè, sono vari tipi di cellule, però VASA, queste qua verdi, invece fanno tutta la cellula, la linea germinale. Sia le staminali, che sono queste qui che rimangono appiccicate, si tengono forte forte al lab, sia tutte le altre che invece stanno differenziando. E in effetti questo aggancio di cui vi ho parlato è un aggancio solido, mediato da sistemi di adesione. Ve li ricordate? Non è che li nominiamo a caso e poi li dimentichiamo. Li nominiamo perché tornano sempre e volentieri. In questo caso si tratta di giunzioni aderenti, mediati da caderine. Ci sono delle caderine, vedete qua? Questa è la E-caderina. Caderina E, questa è un'immunoistochimica. Vedete, le cellule del lab esprimono questa E-caderina. Questa E-caderina è espressa anche dalle cellule staminali. In realtà qui non la vediamo bene nelle cellule staminali perché? Perché si trova soprattutto in queste zone di adesione. E questa è la microscopia elettronica. Qui c'è l'Hab, qui ci sono le gonioblast stem cells. Ok, adherence junction, quindi sono unite, sono agganciate. È chiaro? Queste sono le giunzioni aderenti. Voilà, ed un altro importantissimo attore di cui devo parlarvi per forza, poi ci siamo, l'ultimo punto introduttivo, è l'espressione di un gene che invece caratterizza gli spermatociti, spermatogoni, diciamo, avanzati, cioè e che però poi rimane nel differenziamento. Questo si chiama BAM e qui vedete l'espressione in realtà non proprio di BAM, non la proteina BAM, ma di un reporter che è stato espresso sotto il controllo delle sequenze regolative di BAM. Quindi conosciamo bene il gene, abbiamo preso le sequenze di regolative di BAM e gli abbiamo messo un reporter, così si vede meglio, è più semplice. E quindi qui vedete dov'è che inizia l'espressione di BAM. Avevo preparato un VCLAP, ma non ve lo faccio, ditemelo adesso. Chi esprime BAM? Le cellule staminali esprimono BAM? Sì o no? Chi pensa che le cellule staminali del testicolo idrosofila non esprimono BAM, alza la mano.
non esprimono qua. Pensa che esprimono qua. Quindi il rosso è pasta, linea germinale, il verde è pasta. È una proteina, adesso vedremo chi è. Ma chi la esprime? Cominciamo da chi la esprime. No? È espresso dall'inizio. Sì, certo. Quelle verdi sono BAM e il verde che vedete è BAM. È un reporter espresso sotto il controllo delle sequenze regolative di BAM. Ok? È chiaro? Se questo è l'inizio del lineage, qui non è verde, giusto? Il verde inizia un po' dopo, giusto? Sono verdi e rosse. Ah, beh, no, il rosso non si vede perché è mascherato dal verde. Ecco. No, le staminali sono queste qua. Ok? Allora, ma bisogna orientarsi. Questo è il fondo cieco del tubo. Queste sono le cellule hub. Le cellule appiccicate all'hub, quelle sono le staminali. Ok? Man mano che ci allontaniamo da qua, le cellule iniziano a differenziare. Ok? È chiaro? No, non lo esprimono. No, ma lo sapevo che avevate bisogno di soffermarsi un attimo per vedere che ci siamo capiti. È importante che ci capiamo, perché qui sarà molto legato a proprio a questo tipo di osservazioni tutto quello che vedremo d'ora in avanti di sperimentale. Quindi questo è l'hub. Sì. Non sono staminali, sono somatiche. Possiamo dire adesso che sono le cellule della nicchia. Ok? Quindi adesso che ruolo ha la nicchia? Lo vediamo, però ci sono delle cellule somatiche a cui le cellule staminali sono agganciate. Potremmo chiamarla nicchia. No, la linea germinale è questa qua rossa. Queste hub fanno solo da aggancio. Man mano che ci allontaniamo da questa nicchia staminale, chiamiamola così adesso, vedremo cellule che sono sempre più avanti nel differenziamento, che hanno iniziato il differenziamento. Ed ecco che questo GABAM diventa importante ed interessante perché è un gene che inizia molto precocemente lungo il differenziamento, nel differenziamento per diventare uno spermatocita. BAM è uno dei primi geni che vediamo espressi, no? Come faccio a dire che questa cellula è staminale e quest'altra no? Sembrano uguali. Come faccio a dire che questa ha un potenziale che questa non ha? Sì, dalla posizione, però vedendole così esprimono vasa, sono molto simili. Cioè, che ne so io, come si fa a dire che sono diverse in termini di potenziale? Questa è attaccata e questa no. Ok? Quindi io so che questa si sta dividendo e darà origine a tutta questa serie di altre cose. Allora, una cosa che appunto vi faccio iniziare a notare qua, adesso poi vediamo velocemente la regolazione, è che questo BAM è un fattore di trascrizione, ve lo sto dicendo adesso, un fattore di trascrizione che regola proprio un master regulatory gene del differenziamento in senso di spermatocita. Ok? Quindi tutta quella serie di geni che servono per avere un flagello, per avere quella forma da spermatozoo, ok? Sono controllati o comunque quel programma genetico può essere acceso proprio da questo fattore, no? Quindi è istruttivo. Quando tu inizi a esprimere BAM, BAM controlla dei fattori di trascrizione che controllano altri fattori di trascrizione che portano la cellula verso quello stato stabile che si chiama spermatozoo. Ok? Master regulatori gene del differenziamento in senso spermatozoo. E in effetti questo gene è espresso non nelle cellule staminali, che non hanno nessuna intenzione di diventare degli spermatozoi, ma vogliono mantenersi, ma è espresso nelle cellule figlie, che invece stanno iniziando il differenziamento. Ok? Ed è forse il primissimo gene che si riconosce, ok, nel differenziare, nel rendere esplicita questa scelta differenziativa. Ok? Quando esprimi BAM, vuol dire che stai andando verso il differenziamento in termini di spermatociti, d'accordo? È come partire di casa con gli sci sul tetto, stai andando a sciare. Ok? Bam è quello, rivela dove stai andando.
Ok? È chiaro per tutti? Negli altri tipi cellulari cosa intendi? Ah no, 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 è specifico della linea spermatocitica, ok? Indirizza la cellula verso quel destino, spermatozoo. Se vuoi diventare cellula del sangue, non esprimi BAM. Poi a volte questi fattori sono riutilizzati, ma in questo caso no, è molto specifico. Ok? Quindi gli spermatogoni esprimono BAM. Le cellule staminali no. Voilà, qui c'è, poi non ve lo dovrete ricordare per forza, c'è la slide che ve lo segnala. Ok, e in una serie di sistemi di regolazione che vi svelo all'inizio, l'ultima volta, tutte le altre volte li scopriremo attraverso degli esperimenti. Questa volta, perché è la prima volta, ve lo svelo subito e poi passiamo attraverso gli esperimenti. Però tutta una serie di esperimenti hanno permesso di capire questo sistema di regolazione. Cercate di ricordarvelo velocemente, così poi adesso vedremo gli esperimenti che hanno portato a questo. Allora, esiste in effetti dalla nicchia, esistono nella nicchia una serie di fattori molecolari che vengono rilasciati e che condizionano le scelte e le decisioni, il fenotipo, il fate della cellula staminale. Primo fra tutti, una citochina, un'interleuchina, citochine-like, insomma, come vogliamo chiamarla, comunque qualcuno che lega un recettore per le citochine e poi la chinasi JAK, la ricordate? La via JAK-STAT, no? L'ho messa da qualche parte qua. JAK è una tirosina chinasi, sforforila le STAT vanno al nucleo. Dai che le sapete, per forza, sono sicuro che la sapete. Ve l'ha già fatta la professoressa, la via delle interleuchine, delle citochine, l'avete fatta di sicuro, ok? Le proteine STAT è una via di trasduzione del segnale intracellulare. JAK-STAT, con un recettore delle citochine, cosiddetto. Comunque, questo è un ligando. Viene esocitato da una cellula, viene ricevuto da un'altra cellula che attiva una via di segnalazione intracellulare. Questa via di segnalazione cellulare ha una serie di conseguenze. Number one, che ci interessa qui, è quella di stabilizzare le giunzioni aderenti. Quindi la ricezione di questa via fa sì che vengano costruite queste giunzioni aderenti, cellula a cellula. Quindi la via JAK-STAT stabilizza le giunzioni tra la cellula staminale e l'hub. Ok? Fondamentale. Abbiamo detto che deve rimanere aggrappata lì, se no giù lungo il tubo c'è soltanto più spermatozoi e morte. Ok, da questa stessa nicchia però arriva anche un altro segnale. Questo segnale si chiama decapentaplegic e fa parte della via, diciamo così, delle molecole, o è un omologo delle molecole BMP, bone morphogenetic proteins. Chi è che se le ricorda? Le BMP, di che famiglia? Che famiglia sono? Sono RNA. Che so? Che famiglia? No, dai. BMP, Bone Morphogenetic Protein. Fanno la grande famiglia del TGF-beta, TGF-beta? Quanto TGF-beta? Studiatele, ragazzi, queste cose perché ci serviranno. Minchia! TGF-beta, comunque, via di intracellulare passa attraverso proteine che nei mammiferi chiamiamo. No, le proteine SMAD, no, davvero? Ok. Le proteine SMAD ci serviranno un casino. Questa è una delle vie più antiche del mondo. Il maintenance delle staminali passa attraverso la via di BMP in quasi tutti i sistemi staminali, pure nei mammiferi.
dal cervello al sangue, al pelo, alle cripte del Liverpool, c'è sempre, ci sono sempre loro, le BMP. Viene la drosofila e si chiamano decapentaplegic. Quindi io vi sto facendo un caso particolare, ma in realtà non è particolare per niente, perché questa è una cosa super conservata in tutti i sistemi staminali. Va bene. Comunque, decapentaplegic, quindi un analogo delle BMP, in realtà ha una via di segnalazione che va al nucleo attraverso queste proteine SMAD nella drosofila, un po' più complicato. Ha un recettore, si chiama TKV, poi c'è, insomma, una serie di proteine intracellulari, però il risultato di questa via di segnalazione intracellulare è quello di reprimere BAM. Ok? Quindi adesione alla nicchia e repressione di BAM. Questo vuol dire che BAM è lì pronto, vuole partire, scalpita. Questa cellula è una cellula che ha già fatto la sua scelta di lineage, ma la nasconde, fa finta di niente. D'accordo? È uno spermatozoo mascherato. È chiaro questo concetto? Quindi il tutto è pronto per far partire BAM e per non averlo espresso ci deve essere una repressione attiva. Quindi questa cosa, vi ricordate, questo che vi ho fatto vedere prima, dov'è? Questo modello qua. Eccolo qui. Questa è la via delle BMP. D'accordo? C'è BAM e BAM è uno di quei fattori che spinge. BAM è questo, se volete. BAM spinge, ma BAM è già lì praticamente. Cioè, i fattori che attiverebbero BAM sono già lì. E la cellula staminale, grazie ad una via di segnalazione che arriva dalla nicchia, attivamente reprime la sua urgenza di differenziare. Quindi è una cellula ai blocchi di partenza, ma si trattiene. Ecco che a questo punto però come si può fare? Potete già cominciare ad immaginarlo. Per quello che vi ho detto, la cellula madre è appiccicata così, giusto? Riceve BAM, cioè riceve BMP, decapentaplegic, reprime BAM. Cosa succederà alla cellula figlia? La cellula figlia invece si sgancia dalla nicchia. Lo immaginate perché differenzia? Perché potrebbe non arrivare più il segnale decapentaplegic e niente può più fermare BAM, che era già sui blocchi di partenza. D'accordo? E BAM! Esatto. Proprio così. Ok, questo è il modello su cui si è lavorato e in effetti vedremo. Probabilmente funziona. Cioè le cellule che si sganciano dalla nicchia non ricevono BAM. Ecco, però rispetto a questi segnali, no? Intracellulari, insomma, questi segnali extracellulari, però io ho ancora un problema. Sono molecole diffusibili, giusto? Se la nicchia esprime, se queste cellule della nicchia qui esprimono UDP, esprimono decapentaplegic, queste dovrebbero migrare, cioè diffondere, giusto? Anzi, vedremo dei casi fantastici dove decapentaplegic si fa tutto l'embrione. È come se diffondono, sono capaci di diffondere queste molecole, sanno farlo. Ma allora, no, veramente, quante sono grandi queste cellule? 10 micron, cioè 5. È possibile che 5 micron più in là la concentrazione si è già a zero, basta, finito, morta lì. Poi dice, evidentemente. Però non vi sorprende un po' questa cosa? E forse non vorreste comunque verificarlo? Vorremmo quantomeno verificarlo, giusto? Che sia stato ricevuto il segnale. Per esempio, come potremmo verificare in questo modello qua, vedete qua, che abbiamo le cellule a varie distanze. Come potremmo verificare chi ha ricevuto il segnale, per esempio, UPD? Questo segnale UPD, giusto? JAK, STAT. Vi viene in mente un modo con l'immunoistochimica, un anticorpo, in cui potremmo vedere chi ha ricevuto questo segnale? Una conseguenza del segnale. Io ho ricevuto questo JAK. Cosa succede di visibile?
E si colora con cosa? No, sì, io voglio colorarlo, ma colorare qualcosa che è successo in quella cellula e non in altre che non hanno ricevuto questo segnale. Però se voi non sapete la via di segnalazione, in effetti non vi potrà venire in mente. Una delle prime cose che succede quando riceviamo il segnale JAK, quando il segnale UPD e attiviamo questa chinasi, è che questa chinasi fosforila. E sapete chi fosforila? Fosforila le proteine STAT. Proteine STAT che sono, diciamo, l'elemento della via intracellulare del segnale. E quindi noi, per esempio, potremmo cercare di avere un anticorpo contro le STAT fosforilate. Giusto? Perché se io ho un anticorpo che vede quando STAT è fosforilata, allora posso vedere chi ce l'ha fosforilata e chi non ce l'ha. Chi ce l'ha fosforilata ha ricevuto il segnale, chi non ce l'ha fosforilata non ha ricevuto il segnale. Quindi vado da una company, vi faccio fare l'anticorpo e siamo velocissimi. Guardate che figata, abbiamo già il risultato. Al confocale sono appena arrivate le immagini. Allora, l'anticorpo anti-STAT fosforilato l'abbiamo sviluppato in verde. Vi orientate? Chi è che ha la via di UPD JAK STAT attiva? Sono le cellule staminali o sono gli spermatogoni? Le staminali, e solo loro. Lo vedete? Quel cerchietto di cellule staminali sono nel nucleo, perché quello è il posto dove vanno quando vengono fosforilate le vie STAT. Quindi quella, adesso il moschino è morto, ci dispiace per lei, però noi possiamo capire questa cosa. Le STAT in questo sistema sono solo qui. Questa cellula non ha ricevuto UPD. Ma perché? Capito? Perché quella cellula non è marcata? E qui dobbiamo farci tutte le possibili ipotesi su cui poi lavoreremo costruendo degli esperimenti. Non hai il recettore, giusto? Oppure, che ne so, ci sono delle giunzioni che stoppano. Oppure c'è un sistema proprio a corto raggio come lo spacciatore. Oh, UPD, glielo da, capito, glielo da sottobanco, è buona, che vedrai che adesione che fai, non ti scolli più, così. Ok, e in effetti vi dirò, è proprio così, c'è una diffusione a super corto raggio. E qui che ora abbiamo fatto? 12:30. Fatemi riflettere. Sì, ve la racconto ancora questa, dai, perché sono tutte le armi che abbiamo per cercare di capire in modo indiretto cosa sta succedendo in questi posti, dove tutto succede a una scala troppo più piccola rispetto a quella dei nostri occhietti. Allora, per esempio, un'altra cosa che potremmo cercare di essere interessati, di voler vedere, per vedere questo raggio così corto, no? E anche proprio di cercare di vedere il legame del ligando con il recettore. Si può fare, no? Quando vi ho fatto vedere lo STAT, e qui siamo molto a valle del ligando col recettore. C'è stata una molecolina minuscola che ha legato un'altra proteina minuscola sulla membrana. Questo ha dato origine a una cascata del segnale che si è amplificata e diventa visibile. Io vedo le STAT fosforilate. Ok. Io però vorrei sapere dove è stato ricevuto questo segnale. Per sapere quanto diffonde, è stato ricevuto qui, qui o qui? In realtà qui lo faccio con l'altro segnale, col decapentaplegic, perché ho trovato questo in letteratura, perché è stato fatto con questo. Comunque, e in effetti alcuni biologi si sono, diciamo così, sbattuti a cercare di costruire un recettore che diventasse fluorescente, visibile, solo quando legava il ligando. E come lo hanno fatto? Ci sono più modi in cui si può fare questa cosa, ma sappiate che si può fare. Possiamo rendere fluorescente un recettore solo quando lega il ligando. Possiamo vedere, capito, il legame tra un recettore e un ligando in loco, in situ. In realtà l'hanno fatto ingegnerizzando il recettore, si chiama TKV, il recettore di decapentaplegic, recettore transmembrana, gli hanno aggiunto un pezzo. Gli hanno aggiunto una proteina GFP, YFP in realtà in questo caso, comunque di queste proteine che possono essere fluorescenti, ma che messa così, diciamo, non è fluorescente, cioè il folding non è corretto e quindi non è in grado di essere fluorescente.
recupera il suo folding corretto solo quando un pezzo della proteina viene spostato per l'arrivo del fosforile. Sapete che i recettori tirosina chinasi, quando dimerizzano, vengono fosforilati. Questi gruppi fosforili sono qualcosa di grosso nella struttura della proteina e quindi causano dei rimodellamenti. Tra i rimodellamenti che causano è anche lo sgancio di quel pezzo che teneva foldata nel modo non corretto la proteina GFP. Quindi il risultato è: arriva decapentaplegic, il recettore dimerizza, d'accordo? Il recettore dimerizza, viene fosforilato, la fosforilazione causa questo sgancio di questa parte della GFP e la GFP prende il suo folding corretto e improvvisamente fluoresce, la vedo. Wow, eccola, è verde. Ok. E quindi con questo sistema hanno provato a cercare di vedere dove erano i punti in cui veniva ricevuto questo segnale. Adesso ve la faccio un po' breve, un po' si vede, eh? In realtà ci sono dei puntini anche altrove, vi dirò, però ci sono dei punti specifici, cioè nella staminale, la staminale non riceve dalla nicchia il segnale ovunque, non è su tutta la membrana, in dei recettori buttati qua e là, ma ci sono dei punti. A me questo personalmente, quando l'ho visto la prima volta tanti anni fa, mi aveva sorpreso, 10 anni fa, mi aveva sorpreso, io non me l'aspettavo così, il segnale. Anche io studio le nicchie, quindi sono curioso di capire come vengono dispensati, no? Questi segnali che mantengono la cellula staminale. Questo è il segnale che le dice: no, non differenziare, che bam, stai giovane, sei stato giovane, prenditi sta roba che rimani giovane, così. E io che ero interessato a capirlo, sono rimasto sorpreso di questa cosa. Poi ci ho pensato e ho detto: ma no, ma aspetta, ma io l'ho già vista in effetti, un tipo di segnalazione così localizzata. Mi viene in mente, avevo preparato un VClub, ma non potete dirmelo anche a orecchio così, a voce. Mi viene in mente un sistema di segnalazione così a cortissimo raggio, dove le cellule, i due partner, si dicono le cose attraverso una molecola segreta, ma se la dicono nell'orecchio. Secreta, ma segreta. Se lo dicono nell'orecchio. Esocitosi di una cellula, ma non per chiunque riceva questo messaggio, una bottiglia nell'oceano, chi la prende, ma a te, lo sto dicendo a te, te lo dico nell'orecchio. Le sinapsi. Giusto? Quindi alla fine non è che sia, dici, ma no, vabbè, è che noi abbiamo questa idea che la molecola secreta sia per forza una bottiglia, no? La molecola segnale è una bottiglia che butto nel mare e va. E le cellule che aderiscono si scambieranno, non lo so, degli altri tipi di messaggi attraverso molecole di adesione. No, esiste anche la molecola segnale che sfrutta la via intracellulare, ma tra due partner vicini. Va bene, questo se volete è un caso particolare, però interessante. Di nuovo ci dice, ci racconta il rapporto intimo tra la cellula staminale e la cellula della nicchia. Quindi questo è il ruolo della nicchia. La nicchia ha un ruolo importantissimo, d'accordo? Io sono appiccicato alla nicchia, grazie a questa adesione ricevo questo segnale a corto raggio che si chiama decapentaplegic, che mi fa inibire questo BAM che mi porterebbe verso il differenziamento. Quindi io sono proprio agganciato alla mia giovinezza, ci sto stretto, no, non voglio andare. Perché da lì mi arriva il segnale che mi permette di inibire e di non procedere lungo il differenziamento. Ok, e adesso mi fate un VClap? È una specie di pausa in cui io faccio pausa e voi scrivete. Vado a bermi un bicchiere d'acqua un attimo, ma con calma. Ehi. Allora, questo è il problema. Poi vediamo il risultato e poi ci salutiamo. Vediamo il risultato dell'esperimento e dopo ci salutiamo. No, non è questo. Ce l'ho fatta. Allora. Ecco qua. Allora, dovete connettervi a questo sito qua. Vclap.com/BCS01.
La domanda attiva che troverete è questa. Datemi un attimo che vi faccio la domanda prima. Allora, abbiamo la possibilità, grazie a Drosophila, di isolare dove si isolano facilmente mutanti anche naturali. Questo è un mutante spontaneo che è stato isolato, in cui la proteina STAT è stabile ma solo a certe temperature. Ok? Quindi ha delle mutazioni per cui facilmente perde il folding. E basta alzare un po' la temperatura, basta portare a 29 gradi. 29 gradi è compatibile con la vita della bestiola. La Drosophila vive a 29 gradi, sta benissimo, non ti preoccupare. Ma per una mutazione spontanea avvenuta tra le Drosophile, noi l'abbiamo solo isolata e mantenuta, la proteina STAT non funziona più. Ok? Se io nel momento in cui io metto le Drosophile in un tubino a 29 gradi, ho indotto la mutazione delle STAT. Avrei potuto usare Crelox, giusto? Ma nella Drosophila ci sono cose più comode, si possono anche usare questi trucchetti qua. Chiaro che il Crelox è meglio perché lo fai solo lì, però sarebbe stato meglio. Infatti, per quello che ve l'ho detto, anche se poi vedrete che lo citiamo raramente. Ok, però abbiamo la possibilità di portarlo a 29 gradi e bloccare l'attività delle STAT. Io torno a questo modello. Cosa vi aspettate che succeda? Ok, queste non funzionano più. A cosa servivano le STAT? Allora, mi compilate questo VCLAP velocissimi, così raccogliamo tutte le vostre opinioni. Cosa succederà alle giunzioni aderenti? Cosa succederà all'espressione di BAM? Cosa succederà alle cellule staminali? Io tra 3 minuti sono qua. Aspettate. Non voglio che le vediate. Opla, come si fa a nasconderle? No. Non si può? Ah no, così non le vedete più? Dai, facciamo così. Scrivete. Facciamo la previsione di che cosa succederà nel nostro esperimento, così scrivete un progetto, vi daranno dei soldi, faremo l'esperimento e in 10 minuti abbiamo già risultato. Come va? Male? No, sparate delle minchiate. No, dobbiamo fare delle ipotesi. Potresti fare anche più ipotesi, cioè l'outcome di questo esperimento potrebbe non essere uno, potrebbe essere più di uno. Abbiamo ancora tranquillamente 5 minuti.
Ok, quindi perdiamo le stat, la prima conseguenza. Devo abbassare la sua linea. Ok, ragazzi, però aspettate, devo. Scusate, mio fidanzato non capisce niente. Allora, dunque, vediamo la domanda. Eccoci, wow! Ok, abbiamo un sacco di risposte. Mi piace, mi piace. Allora, Adherence Junction, perdono l'adesione. Su questo siamo tutti d'accordo. Staccano, scompaiono da lì. Poi, cioè, non è che passano gli alieni, giusto? E le smaterializzano. Cellule non più attaccate, non permettono più l'attacco, si staccano, distacco, mi piace, destabilizzano, perdono l'adesione. Esatto, non sono più stabilizzate, quindi così non vale. Vogliamo sapere le conseguenze, cosa deve succedere. Benissimo. Bam! Viene inibito. Era già inibito, è difficile questo. Bam, era già inibito. Noi vogliamo sapere adesso che non si staccano, però come abbiamo detto che era Bam, dipendeva la sua inibizione dal segnale decapentaplegic, che però veniva dato a corto raggio, glielo diceva nell'orecchio, e il pusher era così, se te ne va, oh, stavo lasciando una cosa, dove vai? Capito? Cioè, esatto. Non viene represso, ma si esprime, esatto, prosegue la sua espressione. E abbiamo già la conseguenza. Ma perché il mio computer fa quello che vuole? Portando, vengono attivate, bam, si esprime, esatto, non cambia. Perché? Vabbè, poteva essere, potrebbe anche non cambiare. Abbiamo tutte le possibilità. Non viene inibito, viene inibita. Su questo abbiamo ancora un po' di problemi. Però non vi preoccupate, è normale. Togliere un'inibizione uguale disinibire, cosa vuol dire? Complicato. Però si può immaginare, centrerete queste ottiche. Stem cells differenziano, ma e allora? Non si dividono più in maniera simmetrica, non ci saranno più, vengono attivate. In che senso? Stamina si staccheranno dall'ufficio. Avevo detto divano, ma va bene anche l'ufficio. Vanno incontro al differenziamento, si esauriscono, morte e differenziamento. Il differenziamento in questo caso è morte, ragazzi. Queste vengono mandate al massacro, queste cellule. Ok, direi che abbiamo le idee molto chiare, molto bene. Ok, ci siamo, gli abbiamo dedicato un po' di tempo, ma ci siamo. E a questo punto vediamo l'esperimento, quello vero. Vi faccio vedere il risultato dell'esperimento che avete già immaginato. Giusto? Il risultato dell'esperimento che avete immaginato l'avete immaginato bene, ok? Al giorno zero cominciamo già a vedere, vi ricordate che vi ho detto che si vedevano i ponti, no? Che le divisioni, il gonioblasto si divide e rimane agganciato al suo fratello. La cellula staminale no, ti fa dividere. La tua prima divisione da gonioblasto, però, quando non sei più attaccato al lab e non ricevi più questo segnale BMP, la prima divisione da gonioblasto è già una divisione in cui iniziamo. In realtà qui non si vedevano neanche qui, ok? Iniziamo subito ad avere questo ponte, che è tipico delle cellule che stanno differenziando, d'accordo? Nel giro di un giorno non ci sono già praticamente più cellule staminali, eh? Intorno al lab sono tutte cellule che stanno differenziando. La nicchia ha smesso di essere staminale. Non ci sono più le staminali, differenziano tutti. Non c'è più quella fonte che produce cellule che differenziano. Stanno differenziando anche loro. Le staminali iniziano a differenziare. E qui in realtà ci sono una serie di immagini dove vediamo per esempio anche Bam. Vedete Bam? Guardate qua. Questo è il controllo a 18 gradi. Abbiamo le staminali. Abbiamo una piccola zona di inizio di differenziamento e poi bam. Nel mutante, già al giorno 1, invece abbiamo cellule che esprimono bam qui.
nella zona delle staminali, quelle probabilmente sono le staminali che hanno iniziato a esprimere BAM e stanno differenziando. Ok, stanno facendo quello che non dovevano fare. No, non dovevano differenziare loro. Ok, dopo 2 giorni non c'è quasi più nessuno che non esprime BAM, ce n'è una qua, vedete? Ma non c'è quasi più nessuno intorno al lab che non esprime BAM e dopo un po' di giorni non ce ne sono più. Ok, ma attenzione, questa, diciamo così, alterazione che noi stiamo inserendo in questo sistema è un'alterazione però potenzialmente transiente, giusto? E questa è una cosa che con l'OXP avremmo avuto grossi problemi a fare. E invece questa è la figata della drosofila. Cosa succede se io riporto le drosofile da 29 gradi a 18 gradi? La proteina STAT recupereranno il folding, saranno di nuovo funzionanti e potranno fare tutto quello che facevano in una cellula in cui le STAT normalmente funzionano. Possono ricevere. Hanno iniziato il differenziamento, giusto? Ma fino a che punto? Però hanno appena iniziato, non sono ancora degli spermatozoi. Quale sarà l'elemento? Cioè, se io a un certo punto però sono lì e quindi magari l'UPD lo possono ricevere, riceveranno un po' di UPD, si può attivare lo STAT, d'accordo? La questione è, ma il tuo genoma ormai è compromesso, cioè hai già piazzato tutti i geni in un modo per cui non si può più tornare indietro, o si può tornare indietro? L'esperimento di Yamanaka ci dimostra che si può tornare indietro, ma noi vogliamo sapere se si può tornare indietro in una condizione più o meno fisiologica, dal vivo, qua, no? Se questa cellula che è appiccicata qui, ricevendo UDP, riuscendo finalmente di nuovo a sentire la citochina esprime STAT, può tornare indietro, può ringiovanire? E la risposta è sì. La risposta è sì. Con grandissima sorpresa, anche questo io ero ragazzino quando è uscito sto lavoro e aveva fatto molto scalpore. Perché effettivamente è sì, ma entro un tot di giorni, cioè fino a 4 giorni. Se voi aspettate più di 4 giorni, allora no. Non si torna più indietro, c'è questa strada verso il differenziamento. Dopo 4 giorni a diventare uno spermatozoo, sei uno spermatozoo e non c'è STAT che tenga. Non basta avere una STAT per riprendere, ad avere quel, per reprimere BAM e stoppare il differenziamento e ridiventare staminale. Non ti preoccupare, c'è un tempo per arrivarci. Ma entro i 4 giorni, questo è il risultato dell'esperimento, poi ce lo dobbiamo interiorizzare noi. L'esperimento dice che entro i 4 giorni anche una cellula che aveva iniziato il differenziamento può tornare indietro. Se tu reprimi BAM, ok, allora puoi stoppare questo processo di differenziamento e ritornare, aderire di nuovo, ricevere il tuo segnale BMP, il decapentaplegia che ti teneva giovane e ritornare ad essere una cellula staminale. Ok? Quindi c'è una certa plasticità che tutto sommato è naturale, no? Il genoma sarà un il differenziamento è un processo, ci vorranno un po' di tappe prima che non si possa più tornare indietro. E sperimentalmente, almeno per quanto riguarda l'attività della via di STAT e la repressione di BMP e di BAM, in questo sistema sono 4 giorni, che non sono pochi. Dopo 4 giorni non si recupera più. La mosca diventa sterile. Diventa sterile, sì. C'è un'ondata di spermatozoi, se te la giochi bene con quelli, se no, niente figli, è così. È una questione temporale. E poi sicuramente ci sarà anche una questione spaziale, perché a un certo punto le cellule si svuotano, cioè il tubo si svuota. Esatto, e in questa immagine semplicemente vi faccio vedere, vengono chiamate stem cell vacancies, vacanze, e però si è scoperto, attenzione, questa è stata la parte sperimentale, si è poi scoperto che in realtà questa cosa succede anche naturalmente, cioè è previsto in un sistema staminale che in effetti se ci sono delle carenze di cellule staminali,
non solo le cellule staminali possono dividersi diversamente, cioè una cellula staminale invece che fare sempre una cellula staminale e una cellula figlia può fare due cellule staminali, si chiama divisione simmetrica, ma esiste anche la possibilità in cui una cellula che aveva già iniziato il lineage, però se c'è rimasto un buco, se c'è posto, se manca, se c'è una vacancy di cellule staminali, può tornare indietro. E questo si sta studiando, questa è, diciamo così, la frontiera delle cellule staminali, quanto quelle che noi chiamiamo staminali sono in realtà cellule, anche progenitori intermedi, che sono capaci di tornare indietro. Cioè questo ritorno indietro, tornare giovani, ritornare staminale, è in realtà una cosa che succede fisiologicamente. Quindi evidentemente c'è un po' di equilibrio, c'è un'instabilità in queste prime fasi. Un'instabilità dinamica in cui le cellule possono andare di qua o di là, devono decidere che cosa fare. E ci sono dei segnali che possono direzionarle. Vabbè, però vi prego di rifletterci abbondantemente, perché poi la prossima volta parleremo ancora di staminali, entreremo questa volta in sistemi più grandi e più complicati, e ci chiederemo appunto quali sono i meccanismi che consentono il self-renewal. Quindi io spero che voi sopravviviate alle vacanze di Pasqua, perché se arrivate fino al mercoledì prossimo parleremo di vivere per sempre. Va bene.